Ben ritrovati a tutti da Nicola Paolillo in questo mio nuovo video. Oggi voglio analizzare con voi un tema molto sintetico che ha per titolo Antico e Nuovo Testamento, differenze fondamentali. Ebbene, chi volesse approfondire la tematica, invito a prendere questo libro che si chiama La risposta si trova nella Bibbia, da cui attingo, diciamo, alcune sintesi ai fini del nostro percorso di studi. Ora, questa tematica viene articolata in alcuni punti fondamentali. Per prima cosa, l'Antico Testamento ci parla della storia degli impegni fondamentali di Israele, il cui punto centrale fu l'Antico Testamento o l'alleanza o il patto che viene stabilito da Mosè sul Monte Sinai. Chi vuole può approfondire leggendo il capitolo 24 del libro dell'Esodo. Numero 2. Il Nuovo Testamento si differenzia dall'Antico perché parla dei fatti e degli impegni fondamentali del nuovo popolo di Dio, la Chiesa, il cui punto centrale è la morte di Cristo sulla croce. Esistono però delle differenze. L'Antico Testamento è la preparazione, è presente alle ombre, è una legge imperfetta, cioè la legge di Mosè. Il Nuovo Testamento viene visto come il compimento, è presente alla realtà, che è Cristo. Presenta quindi una legge perfetta, che è la legge di Cristo. Difatti Giovanni 1, versetto 17, dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità ci sono pervenute per mezzo di Cristo. Numero 4. Non siamo obbligati a compiere la legge di Mosè. Se Cristo si è sottomesso ad essa, è stato perché apparteneva al popolo di Israele e visse nell'Antico Testamento. Infatti, con la sua morte in croce, Cristo ha stabilito il Nuovo Testamento. Questo è il calice della nuova alleanza. Luca, Matteo e Marco ci testimoniano questo. Altro punto fondamentale: l'Antico Testamento ci serve come mezzo per poter comprendere il Nuovo Testamento. Difatti ci aiuta a comprendere la pedagogia di Dio, cioè il suo modo di agire per educarci alla fede attraverso i profeti e i salmi, i quali ci stimolano all'incontro stesso con Dio. Ultima cosa fondamentale è che per i fratelli separati dalla Chiesa Cattolica, non tutti, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento hanno lo stesso valore. Tuttavia, il loro errore molto spesso consiste nel non considerare che il Nuovo Testamento è molto diverso dall'Antico. Ad esempio, avete inteso che fu detto: amerai il tuo amico e odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Grazie e buone riflessioni.